Francesco ce l'ha fatta. È il primo paziente guarito dal coronavirus e dimesso dall'ospedale da campo allestito a Cremona con la collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica Militare dalla ONG della Chiesa Evangelica Americana Samaritan Purse. This definitely changed my life. Questa cosa ha completamente stravolto la mia vita, ha raccontato Francesco in perfetto inglese nel video pubblicato dalla stessa ONG su Facebook. Quando è arrivato all'ospedale mobile di Cremona era in condizioni critiche, è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a cure immediate. La prima cosa che ricordo, ha spiegato commosso, è stata quando un meraviglioso dottore mi ha detto: Francesco, sei fuori pericolo. Potete immaginare queste quattro parole. La storia di Francesco si incrocia con quella dei tanti altri pazienti colpiti da Covid-19 ricoverati a Cremona, come quella di Maria, portata in ospedale dal marito che poi è morto da solo, in casa. Mi hanno ricoverato, insomma, è andato a casa. Dopo, il giorno dopo è venuto lì, mi ha portato la roba e stava bene. Dopo, come è successo la storia che dobbiamo telefonare a casa, il telefono rispondeva non è raggiungibile. Hanno chiamato i carabinieri, hanno sfondato la porta, non so se l'hanno trovato nel letto per terra mio marito, non lo so. La zona di Cremona è uno dei focolai iniziali della pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 in Italia, ma ora i dati mostrano un lento miglioramento. Anche il sindaco Gianluca Galimberti è risultato positivo ed è in isolamento domiciliare. Al momento risultano dati buoni, ma in ogni caso voglio dire che moltissimi cittadini che si impegnano per rimanere a casa e per rispettare le disposizioni meritano un grazie. Con la polizia locale, con tutte le forze dell'ordine, abbiamo fatto tanti controlli in questo punto di Pasqua. E davvero tanti cremonesi hanno dimostrato di avere atteggiamenti corretti. E per questo ci tengo a ringraziarli uno ad uno e dire: continuiamo con questi sforzi che sono utili per tutta la comunità.